Cassani non mi ha chiamato, ma perché comunque ha visto il mio rendimento e comunque la cosa che pensavo è che se, anche se mi avesse chiamato, gli avrei detto che non sarei stato in grado di affrontare un mondiale così duro come quello di quest'anno. Purtroppo al Tour ho sofferto tantissimo e non ero con la condizione che avrei voluto avere, e quindi non tutti i periodi sono uguali, quindi comunque dai, quest'anno andava così. Poi comunque in un mondiale come questo credo che in una fuga sarebbe servito a poco, perché era un percorso talmente duro e selettivo che nel finale i campioni, come di quali stavate parlando adesso, fanno la gara in modo diverso, e un uomo in fuga può influire poco. Fai la classifica o la fa Carretero? Bella domanda. Allora, fare classifica mi piacerebbe, sinceramente. Non so se ho la condizione giusta in questo momento. Come dicevo prima, la fatica dal Tour si è fatta sentire, quindi vedremo in questa prima settimana come andrà. E ovviamente te sai bene, la nostra squadra in quest'anno, in questa stagione, è un po' carente di grossi leader, quindi qualcosa ci dovremmo inventare. Non so se in classifica, ma comunque qualcosa per forza dovrò fare. Se, comunque in qualche tappa ci credo, sinceramente. Nella preparazione era previsto che nel Tour poteva essere un po' corto, tra virgolette, e quindi andare in progressione fino ad arrivare con una buona condizione al giro. Però è anche vero che da metà Tour in poi mi aspettavo un'altra gamba. Al Tour una cosa che ho sofferto è stata proprio la mancanza di gare, la mancanza di ritmo. Quindi probabilmente sì, mi aiuterà, sicuramente mi farà stare meglio che al Tour, però comunque 3 settimane sono tante, quindi non è come arrivare da un delfinato che ti prepara la gamba, quindi la fatica è un po' diversa, vedremo. Sinceramente è tutto un po' un'incognita, ci sono tanti punti interrogativi che vengono da una stagione stravolta.